Fruttagel, dal 1994 società cooperativa agricola specializzata nella produzione di succhi, nettari e bevande di frutta e tè, bevande vegetali, passate, polpe di pomodoro, verdure surgelate, trasforma la migliore frutta e verdura da produzione integrata e biologica per offrire prodotti sani e sostenibili, grazie a tecnologie sempre più rispettose verso l'impatto ambientale e a due team di lavoro dedicati ai progetti ricerca e sviluppo ed innovazione. Fruttagel vi invita a visitare il suo punto vendita al pubblico d'Alfonsine, dove ogni settimana troverete, oltre alla qualità, offerte sempre diverse e convenienti. Fruttagel, scelta naturale. Antica farmacia Lugaresi, dal 1808 d'Alfonsine di Ravenna. Tradizionale farmacia con servizio CUP, autoanalisi, esame della pelle e del capello, foratura dell'orecchio, ma anche prodotti per l'alimentazione biologica, speciale, tra cui celiachia, nefropatici, diete, prodotti per neonati, articoli sanitari e calze su misura e calzature, e poi cosmesi, nickel free e dermocosmesi per il viso dal nostro laboratorio con una linea dedicata. Antica farmacia Lugaresi, altamente all'avanguardia, nella nuova sede di Corso Garibaldi 57, in cui si tratta omeopatia, fitoterapia, fiori di Bach, intolleranze alimentari, intolerance recaller. E col suo personale preparato vi attende per ascoltarvi e consigliarvi il miglior prodotto per la soluzione dei vostri problemi. Antica farmacia Lugaresi, dal 1808, sempre assieme a voi, tutti i giorni ad Alfonsine, ora nella nuova sede di Corso Garibaldi 57. Seguici anche su Facebook. Il buon latte dell'azienda agricola biologica di Baroncini Mirko e Fabio di San Bernardino di Lugo, dalla nuova stalla con oltre 200 mucche, produce e vende il suo latte vaccino crudo, fresco di giornata, di alta qualità, e tanti dei suoi derivati sempre prodotti con il latte fresco, quali formaggi di vari tipi, tra cui anche yogurt, ricotta e lo squacquerone DOP, cioccolata calda, mousse e creme caramel. E grande curiosità, siamo i primi a produrlo in Romagna, in azienda proprio con latte fresco, il gelato. Siamo la prima agrigelateria da provare anche nei gusti frutta, quella fresca, sempre di stagione. Il buon latte lo trovi anche nei mercati comunali e nei mercati contadini di Ravenna del lunedì e giovedì pomeriggio, Faenza del venerdì pomeriggio e Lugo del sabato mattina, oltre che nella punto vendita aziendale di via Sottofiume 28 a San Bernardino di Lugo. E non solo, ora potrete ordinare i nostri prodotti anche online sul sito www.ilbuonlatte.it, con ritiro in negozio o nei mercati oppure tramite corriere. E dimenticavo, siamo anche fattoria didattica. Venite a visitare il nostro Museo dell'Agricoltura con oltre 200 anni di storia al suo interno. Il buon latte a San Bernardino di Lugo, quello crudo di alta qualità e fresco di giornata. Parola di mucca! Da una grande passione per il caffè nasce Lu Caffè ad Alfonsine. Di Giuseppe Zuffi, con esperienza decennale nel settore, nel suo caffè shop seleziona i migliori caffè disponibili, macinati in barattolo, in sacchi da 1 chilogrammo in grani, in cialde e capsule, classici oppure aromatizzati o speciali, e poi anche tè, tisane e camomille. Lu Caffè può offrirvi anche un servizio a 360 gradi, dall'A alla Z, dalla scelta dei migliori caffè alla vendita con garanzia ed assistenza di macchine per il caffè per professionisti del settore o per privati, senza preoccuparsi della loro pulizia o manutenzione. Pensa a tutto Lu Caffè, disponibile anche per consulenza formativa. Lu Caffè, tu scegli il tuo buon caffè, a tutto il resto ci pensa Lu Caffè e vivi la vita. Siamo presenti anche alle vostre feste, sagre ed eventi. Chiamateci per sapere come. Anche questo è un servizio Lu Caffè. Siamo nella notte di San Giovanni, la tradizione è mantenuta, come Nuova Rete già da diversi anni ci segue in questa manifestazione. Avrete potuto notare che questa manifestazione si è sviluppata anno per anno sino a raggiungere gli obiettivi che non pensavamo, perché siamo partiti da 150 persone, oggi siamo sulle 250. Come funziona la notte di San Giovanni? Spiegami qui cosa succede alla Casa dell'Agnese. La Casa dell'Agnese è un ottimo posto in mezzo a una vegetazione lussureggiante, e che in pratica che cosa si fa? Si festeggia la notte che io sul sito della Proloco ho definito, con punto di domanda, notte delle streghe o notte delle fate? Perché?
ci sono dei punti che si pensa all'ottimale, cioè alle fate, e dei punti invece in cui si pensa alle cose meno favorevoli, a cose occulte che potrebbero anche portare malefici. Ognuno di queste persone che sono venute oltre 200 possono portare anche le loro cose da casa? Sì, assolutamente. Se le cuociono anche? Se le devono cucinare, però noi forniamo il barbecue, il carbone, il fuoco, eccetera. Loro si devono portare la roba, mangiare, bere e si devono arrangiare. Un bellissimo gruppo musicale. Beh sì, è sempre molto piacevole. Claudio Guido e Elisabetta è un gruppettino, sono un trio che non ha assolutamente bisogno di diciamo qui è molto conosciuto e effettivamente risponde a quello che chiediamo, perché riesce ad animare la serata in maniera veramente egregia e piacevole. Vogliamo ringraziare tutti gli amici volontari della Proloco che hanno lavorato tutti assieme a te, in primis la vicepresidente Marca. Guarda, io ringrazio tutti, non faccio distinzioni fra primo, secondo, quintultimo, ringrazio tutti perché tutti, anche con l'apporto più o meno maggiore, tutti hanno contribuito alla riuscita della serata e stanno tuttora contribuendo. Si porta quello che si vuole per mangiare qui tutti assieme nelle tavole comuni, organizzato il tutto dalla Proloco. In realtà c'è anche proprio uno scambio di alimenti tra i vari presenti e c'è proprio anche questo giochino di portare qualcosa di particolare per poi farlo assaggiare anche tutti gli altri. Vengono anche da fuori perché in realtà col passare del tempo poi ha acquisito fama un po' dappertutto. Anche perché durante la serata si fa la passeggiata sul fiume, vengono poi spiegate alcune erbe particolari che vengono utilizzate. Beh, San Giovanni, non possono mancare le erbe di San Giovanni, questi mazzetti portafortuna che oramai sono una tradizione. L'anno scorso non l'ho preso ma è andata male. Quest'anno, Lauretta, bisogna che me ne consegnate, anzi ne acquisterò uno fra pochissimo. Però intanto mi dovete spiegare, intanto ringrazio queste splendide signore volontarie della Proloco che le hanno realizzati con le loro mani, me l'ha raccontato il presidente, con quale maestria siete riusciti a creare dei mazzetti così belli. Lauretta, che cosa contengono? Allora, questi mazzolini contengono 7 erbe officinali. Sono erbe che si mettono sotto il materasso la sera di San Giovanni e poi si tengono lì tutto l'anno e dovrebbero togliere le negatività, diciamo, la sfortuna, ecco. E la sera di San Giovanni si deve bruciare il mazzolino vecchio dell'anno precedente. C'è la menta, l'alloro, l'iperico, la lavanda, insomma bisogna metterne 7 insieme perché siano efficaci. Poi andremo a vedere, c'è anche l'acqua di San Giovanni, perché quella non ce la perdiamo mica, eh? Anche questa è un'acqua particolare, giusto? Sì, è stata macerata nelle varie erbe e poi si mette in bottiglia e si usa la tradizione per le punture di zanzare. Dicono che fa bene un po' per tutto, ecco. L'acqua viene prelevata da 7 fonti diverse di tutto il paese. E questo è importante, però noi la cosa più importante che vogliamo dire è che siamo alla festa di San Giovanni organizzata dalla Proloco, la Casa dell'Agnese, che già di per sé ha un grandissimo fascino. Pirazzini, sono sicura, in nome di battesimo? Enrica. Pirazzini, perché era la mia prof di matematica. Avessi studiato un po' di più matematica, però non ero male. No, anzi, complimenti. Beh, prof, allora. Sono creativa. Lei, vede, sono rimasta nel mio ambito. Lei una volta mi intervistava, adesso voglio intervistare io lei. Come si trova in questa bella cornice? Questo per noi è un appuntamento di ogni anno. La vedo anche vestita a tema perché era gradito l'abbigliamento. Certo, si fa l'abbigliamento al pomeriggio apposta. L'ha creato lei? Sì, ho aggiunto la papera qui su perché era la papera. Tema, è un po' a tema acqua. Acqua, fiume. Fiume, acqua. E la camminata, quella propiziatoria, la farà con l'urlo? Eh beh, certo, il fatto è che ho 2 mazzetti vecchi, il problema è quello, non so come mai. Guardi, io questi mi sono attrezzati entrambi perché così tolgo ogni latenza. Quindi anche un matematico crede a queste. Ci vuole. Il cielo di Irlanda si sfama di muschio e di lana, il cielo di Irlanda si spulcia i capelli alla luna, il cielo di Irlanda è un gregge che pascola in cielo, si ubriaca di stelle di notte, e il mattino è leggero, si ubriaca di stelle, il mattino è leggero.
il nocino è tuo affare, ovvero il nocino è un'arte, secondo me, un'arte poi antica per la nostra Romagna. Che cos'è? La ricetta del nocino e dell'artusi di parecchi anni fa, e io faccio anche quella, e l'artusi, che è una ricetta molto particolare, con poca acqua. Si vede che l'artusi aveva bisogno di alcol, di euforizzarsi, quindi metteva poca acqua, io ne metto di più. Però ho trovato una formula anche col sangiovese che è molto buona. Poi oltre al sangiovese l'amarone, nero d'avola, il sagrantino. Anche un buon bursò, volendo. Sì, non l'ho mai fatto, può essere un'idea, grazie. Poi lo faccio anche nella ricetta abbastanza classica, mettendo i chicchi di caffè. Quindi per adesso io ne faccio di tre tipi. Il frampool, che è dell'Artusi, l'ho chiamato frampool, Forlimpopoli, in dialetto. Al sangiovese e al caffè, i chicchi di caffè, tre tipi di nocino. Il nocino, ovvero, si estrae da queste noci, la noce, il mallo della noce. Sì, la noce, tradizionalmente si dice il 23, la notte di San Giovanni, però adesso, non so se per il sole, la stagione o che, adesso le noci sono molto dure perché hanno già ossificato, quindi tagliarle è molto difficile. E quest'anno bisognava raccogliere le noci almeno 10 giorni fa. E il nocino come si ottiene? Non è che sia così semplice. Io decido, vado, raccolgo le noci, le spelacchio, come dico io, e ottengo il nocino, no? No, sarebbe troppo semplice. Io sono circa una ventina d'anni che lo faccio, avevo una quindicina di ricette, le ho ridotte a tre, come dicevo. Poi c'è un altro segreto, perché tutti danno il numero delle noci, ma qui casca l'asino. Le noci possono essere di 70 grammi circa e di 20 grammi circa, quindi tu capisci che il numero ha un valore relativo. Allora, banalmente, ho inventato che cosa? Il peso. Io metto un chilo 200 di noci, quindi che siano grandi o che siano piccole, metto la stessa quantità sempre. Poi si mettono a macerare? Sì, si mettono a macerare, si può mettere anche uno sciroppo di acqua e zucchero. Si può mettere subito, si lascia al sole, rigorosamente al sole per 40 giorni, poi si filtra. Il filtrato bisogna tenerlo lì almeno 3 anni perché invecchi, in bottiglie scure al fresco, quindi in cantina in una bottiglia scura. Dopo 3 anni si incomincia a gustarlo. Allora, diciamo felice notte di San Giovanni, tra un po' che cosa succederà? Bruceranno il mazzetto che hanno preso l'anno scorso. Allora, abbiamo ancora alcune cose al fuoco. Abbiamo una piccola lotteria che serve semplicemente a implementare quel pizzico di entrate. Poi abbiamo la bruciatura dei vecchi mazzetti per uccidere il malocchio, per uccidere le cattive cose dello scorso anno, la passeggiata sul fiume e a lume di candela, una piccola passeggiata, poi il rientro, in cui appunto si finisce di bruciare eventualmente i mazzetti rimasti indietro e si tengono i mazzetti nuovi per il benessere di quest'anno.